Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 12 maggio, sabato, buon fine settimana, è ritornato un po' di sole a Milano dopo le piovute di questi giorni. Vediamo cosa c'è scritto sui giornali oggi, che cosa ci dicono di interessante. Il titolo fondamentale oggi tra tutti quanti i giornali italiani lo fa il Corriere della Sera. I suoi rapporti con la Procura di Milano non si smentiscono mai, ma non direi solo con la Procura di Milano, con il Tribunale di Milano. Ciao Andrea. Perché non si smentiscono mai? Perché riesce a fare lo scoopone, lo scoop degli scoop. E cioè la Procura di Milano, scusatemi, il Tribunale di Sorveglianza di Milano riabilita Silvio Berlusconi. Cosa vuol dire riabilitare? Beh, insomma, la riabilitazione avviene dopo 3 anni che si è completata l'espiazione della pena. Chi è stato condannato in via definitiva può chiedere la riabilitazione in maniera tale che tutte, diciamo, i side effect, tutti gli effetti collaterali della propria condanna vengano cancellati. La pena Berlusconi ha finito di espiarla l'8 marzo del 2015, quindi pochi giorni dopo Coppi, il grandissimo avvocato, l'unico che secondo me gli fa vincere qualche causa a Berlusconi, ha chiesto la riabilitazione al Tribunale di Sorveglianza che deve valutare. C'è scritto oggi sul Corriere della Sera la buona condotta che c'è stata dalla fine dell'espiazione della pena e il momento della richiesta. Evidentemente il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha valutato come buona la condotta di Berlusconi e soprattutto il suo reinserimento in società. Mi viene un po' da ridere perché sembra che sia il bandito Giuliano, anche se un dubbio c'era e il dubbio che vedremo domani sui giornali è: ma come Berlusconi ha un'inchiesta penale riguardante i fattori la questione Ruby, cioè robe che riguardano il 2016, come può essere riabilitato, come può essere considerata buona la sua condotta? Per un semplice banale motivo che forse quelli del fatto domani non coglieranno in pieno, e cioè, non voglio per carità mettere i cavalli davanti ai buoi, no, come si dice, i cavalli davanti, vabbè, insomma, mettere quella roba là. Allora, qual è il punto fondamentale? Che in Italia, finché non si è condannati, l'accusa non è un sospetto. Chiaro? L'anticamera del sospetto in Italia è una cosa mostruosa, ma per la Cassazione questo non vale. Quindi questo vuol dire che Berlusconi oggi è candidabile e che per lui non valgono più gli effetti. Ken, hai ragione, ma a 82 anni non può fare altro. Io, se fossi in Berlusconi, mi andrei a godere le ville che c'ho in giro per il mondo e i tanti miliardi che ho. Si è comprato ieri, oggi, uno Chagall da qualche parte. Insomma, io direi che Berlusconi potrebbe fare tante altre cose più divertenti che occuparsi di fare i rapporti politici di questo paese incriccato. Ma così è, tant'è. E dal suo punto di vista, come dice oggi il Corriere della Sera, forse può essere un elemento di orgoglio. Insomma, si può candidare, non so quando. Ma questa è la situazione e solo il Corriere della Sera c'ha la notizia. Sui 5 Stelle, invece, devo dire, sì, è vero Andrea, il carro Nicchi, il carro davanti ai buoi, sono un po' rintronato, abbiate un po' di pazienza. I 5 Stelle decidono di fare una consultazione online con la piattaforma Rousseau. Secondo i giornali sperano di avere almeno 37.000 click che affermino se sono d'accordo i loro iscritti all'accordo, scusate, gioco di parole, all'intesa col Movimento 5 Stelle su un contratto di programma. Io non riesco a capire perché si critichi tanto questa operazione del Movimento 5 Stelle, proprio non lo capisco. Cioè, il Movimento 5 Stelle, se chiede ai suoi iscritti se sono d'accordo o meno, che male fa? Che male fa? Ma perché dobbiamo fare i fenomeni? Sapete che io non sono certamente un pentastellato d'onore, non ho la tessera dei pentastellati, non ce l'ho di nessun partito, ma non riesco a capire quale sia lo scandalo che loro si rivolgono a Rousseau, cioè una piattaforma che hanno messo in piedi per capire se gli iscritti sono d'accordo sull'operazione che hanno fatto. Ha ragione Casaleggio, il Davide, il giovane, il figlio di Gianroberto, quando dice: ma scusate, quando l'SPD tedesca ha chiesto ai propri iscritti se erano d'accordo o meno di fare l'accordo con la Merkel, non è la stessa cosa? Beh, io direi proprio di sì, io direi proprio di sì. Hanno fatto esattamente la stessa cosa, non hanno usato una piattaforma elettronica, ma hanno usato ancora i vecchi sistemi tradizionali partiti. Su una cosa, però, bisogna essere chiari, che se l'SPD e gli iscritti non avessero votato a favore di quell'accordo, non si sarebbe fatto l'accordo. Allora mi chiedo, se su Rousseau non sono d'accordo gli iscritti al contratto con la Lega, cosa succede oggi? Bah, non lo so. Mi spiace Francesca che si veda a tratti, io sono un collegamento fortissimo. Dice Françoise: Rousseau sappiamo come funziona. Sì, è vero, ma io spero che in realtà oggi sia un po' l'abbiano un po' accomodato. Sul fronte del governo,
Cosa sta succedendo? Di Maio Salvini, frenata sulla trattativa. Questa è l'idea del Corriere della Sera di tutti quanti i grandi giornali. In realtà ci si è messo il Cavaliere, perché il Cavaliere che cosa ha fatto? Ha detto: faranno la patrimoniale. Io non so se faranno la patrimoniale, non so se il Cavaliere sta esagerando sulla questione della patrimoniale. Se la facessero sarebbe una cosa orribile. Io però voglio vedere i leghisti che votano una patrimoniale in questo governo. Tanto che oggi ho letto un'intervista di Armando Siri su Repubblica, che è il teorico della flat tax. Un'intervista molto buona, perché, anche perché Siri è stato tra i primi a parlare della flat tax quando nessuno se li cagava, questi diciamo, i liberisti economici pro riduzione delle tasse. Che cosa dice? Sì, facciamo due aliquote, cosa che dice anche il Sole 24 Ore. Le due aliquote sono previste, una al 15%, che era quella prevista dal programma della Lega, l'altra al 20% sopra gli 80.000 euro. L'atteggiamento che c'ha Siri è proprio quello tipico di un liberale, reganiano, insomma, della destra liberale che a me piace. Se vi leggete Repubblica capite che quella roba lì è roba nostra, liberista. Quando dice: sì, in Italia ci sono 100.000 ricchi, e chi se ne frega, meglio per loro, chi se ne frega se pagano meno tasse, non è questo il tema. Insomma, Siri ha l'approccio giusto. Il punto enorme di domanda è come questo approccio giusto possa condividere con le Barbara Lezzi contro la TAP, contro i Bonafede che vogliono il reddito di cittadinanza pagato a tutti quanti quelli che non so, a Cosenza non trovano un posto di lavoro a 80 km da Cosenza, o a Gela non trovano un posto di lavoro a 80 km, contro Di Battista che fino a ieri ci aveva detto che il Berlusconi, il liberismo, il neoliberismo, la globalizzazione sono il male assoluto, e oggi Diba, lo leggo sul Fatto Quotidiano, gli elettori leghisti sono simili ai nostri. Vabbè, allora vale tutto se Diba riesce a dire una cosa di questo tipo. In questa specie di grande diciamo paperacchio, cosa succede? Si fa o no il governo? Beh, oggi ritorna sui giornali l'ipotesi che Di Maio voglia fare il premier, e lo voglio fare per primo, perché si fa la staffetta tipo Craxi De Mita, un milanese Craxi come Salvini, De Mita un campano come Di Maio, analogie tra la prima repubblica e la ventesima repubblica, quella attuale. Ma insomma, se Di Maio vuol fare il nuovo presidente del consiglio, io la vedo difficile questa trattativa, tanto più che si era fatto un passo indietro. L'ultima cosa che voglio segnalarvi è la questione del sindaco di Sorrento. È sul pezzo del Corriere della Sera di oggi. Il sindaco di Sorrento, quando due gay gli hanno chiesto di fare le unioni civili, ha detto: certo, per Bacco va bene, è previsto dalla legge Cirinnà, ci mancherebbe altro. Il problema è che questi due gay hanno chiesto di fare il matrimonio civile nel chiostro di un convento francescano, e i francescani non vogliono che ci siano nozze gay o tra divorziati financo all'interno del loro chiostro. Questo è una cosa che mi scandalizza? No, è una cosa legittima, normale. Oggi i gay dicono: questa coppia gay, qualsiasi coppia, deve potersi sposare dove vuole. No, no, non funziona così. Io lo chiedo ai miei amici gay e a voi che mi ascoltate, ci saranno tanti gay che ascoltano questa zuppa di porro. Il fatto di rivendicare il diritto alla normalità in quello che voi avete come gusti sessuali, in quello che io bevo, in quello che io fumo, in quello che io dico, questo va benissimo. Nessuno può imporci un'idea diversa da quella che noi abbiamo, ai limiti ovviamente delle nostre libertà e libertà degli altri. Però c'è un principio, cari amici miei. Voi non dovete fare lo sfregio. Se io penso che i musulmani sbaglino a togliersi le scarpe per andare nella loro moschea, io non entro nelle loro moschee con le scarpe, io non entro in una chiesa violando i principi che quella chiesa legittimamente da 2000 anni propugna. O no? Io sono abbastanza sicuro e sono abbastanza certo che ci sono migliaia e una maggioranza di coppie omosessuali che trova ridicola questa richiesta di sposarsi in una chiesa per una coppia che ha 8 alternative, 3 alternative a Sorrento, altrettanto belle. Eh no, perché io non posso credere. Cioè, questo è il discrimine non è tra i generi, non è tra gay, eterosessuali, lesbiche, LGBT, chiamatemi come, tra buon senso e cattivo senso, tra buon senso e politicamente corretto. Allora, il buon senso vuole che se sei una coppia gay non gliene fotte nulla di andarsi a sposare in un chiostro di francescani. Anzi, secondo me, una coppia gay, devi dire: scusatemi, è talmente lontano dal mio modo di pensare che io non vado là. Io non vado se sono un vegano in una macelleria.
mangiassero la carne. Ma se sono vegano, non pretendo che alla macelleria mi stendano un tappeto rosso per fare il mio matrimonio. La metto sullo stesso identico piano. Non, questo è uno sfregio. Obbligare un francescano e nel suo luogo di culto e sacro a celebrare, ad assistere a un'unione civile è una roba che non sta né in cielo né in terra e non ha nulla, nulla a che vedere con le unioni civili, la loro libertà di sposarsi come e quando vogliono. Chiaro? Secondo me questa è la cosa che si può dire, ma ovviamente sui giornali questa roba qui, se la dici, sembri poco più che un fascista. E su questo direi di chiudere, anche se c'è questo tema, mi affascina di capire come leghisti e Movimento 5 Stelle la mettono, un po' come oggi si vede sui giornali, come la metteranno sull'Ilva, per la quale il Movimento 5 Stelle la vuole chiudere e grazie al cielo il movimento di Salvini dice col cavolo, bisogna tenerla. Va bene? Bisogna tenerla l'Ilva in piedi. Insomma, il governo, soprattutto su questo contratto, oltre che sulla premiership, non è affatto scontato. Un grande saluto, buon fine settimana a tutti quanti voi. Nicolaporro.it, il mio sito dove trovate tante altre informazioni. Ciao, ciao Anna, ciao Serena, ciao Giuseppe, tutti d'accordo forse su quest'ultima parte, anche Cristiana è d'accordo. E Giuseppe, insomma, quest'ultima parte, diciamo un po' sociale, è finita. Enrico, lo sei arrivato ora un po' in ritardo perché invece la zuppa sta finendo, ma che si sposino in comune, ma non solo in comune, Giampiero, ci sono tante altre location straordinarie, dice il sindaco di Sorrento. Ciao Françoise, ciao a Cagliari e ciao a tutti voi, a domani.